Queste esigenze possono essere riassunte in 8 punti principali: far nascere nuove collaborazioni artistiche tra i partner, potenziare la capacità di consorziarsi e razionalizzare le spese, individuare modalità più fluide e contemporanee di definizione dei linguaggi artistici, mappare gli spazi di produzione e fruizione culturale per snellire l'accesso agli stessi, ottimizzare il tempo, ANDASA come punto unico di inserimento dati e distribuzione su altre piattaforme, come ad esempio il proprio sito web o i social networks. ANDASA come incubatore, dove un progetto proposto inizialmente può evolvere con il contributo degli altri. ANDASA come sostegno nella comunicazione per chi non ha già un'infrastruttura d'appoggio. Valorizzare tutte le fasi del processo di creazione artistica. I principi che sono invece alla base dello sviluppo dell'interfaccia sono principalmente due: lo sviluppo tramite un'architettura partecipativa, con la quale i partner prosumers, produttori dei contenuti e fruitori delle opportunità, possono personalizzare i propri spazi virtuali in maniera rispettosa delle specificità e delle sfumature, senza essere vincolati in modelli comunicativi poco flessibili. Utilizzo di terze parti, ovvero app e funzionalità sviluppate da altri, che possiamo inserire gratuitamente negli spazi personali della piattaforma ANDASA. Le terze parti sono facili da usare, sono molto conosciute, spesso già utilizzate in precedenza e assicurano una maggiore visibilità e la presenza su più canali. A questo si aggiunge la funzionalità drag and drop, che sarà attiva in una seconda fase e che consentirà di personalizzare ulteriormente la costruzione della propria pagina. La sintesi grafica e contenutistica dei risultati del percorso partecipato e l'ottimizzazione dei contenuti in un'ottica di comunicazione efficace degli stessi hanno generato i modelli di rappresentazione per associazioni, enti e piccole e medie imprese che andremo ora ad esaminare nel dettaglio. Avremo essenzialmente 3 pagine base per descrivere l'entità: la pagina ente, la pagina piccola e media impresa, la pagina associazione o organizzazione. Questo è un esempio di pagina organizzazione. Approfondiamo adesso alcune delle sue caratteristiche. Nella parte in alto della pagina avremo la possibilità di inserire un banner fotografico personalizzabile. Nella parte in alto a destra potete vedere alcune icone. La prima ci consente di tornare alla mappa concettuale, la seconda di geolocalizzare il soggetto. La terza è di utilizzare uno strumento di messaggistica interno alla piattaforma per comunicare con gli altri partner. La quarta serve per chiudere la scheda. Sarà possibile inserire il logo del soggetto, inserire informazioni di contatto come ad esempio la sede, il codice fiscale, la partita IVA, il telefono, l'email, o il proprio website. Nel box keyword invece potremo inserire le parole chiave che caratterizzano l'attività del soggetto. Questa parte va compilata con estrema accuratezza, in quanto ci consente di essere poi individuati tramite la mappa concettuale. Sarà possibile inoltre inserire un payoff o una frase che caratterizza l'associazione. Avremo poi un carousel, uno slider fotografico che ci consente di inserire diverse immagini a scorrimento con un formato di 800x300 pixel. Abbiamo poi un elemento di testo in cui si può inserire una descrizione sintetica del soggetto. Nella parte a destra potete vedere il box Work in Progress. Si tratta essenzialmente di un elenco di links in cui si possono elencare i progetti in corso. Abbiamo poi l'elemento timeline. Questo elemento rappresenta una cronologia dei progetti realizzati dal soggetto e può essere ottenuta incorporando una timeline realizzata con Dipiti. È possibile poi inserire una gallery video realizzata incorporando un codice embed di YouTube. Questo elemento è la mood board, un elemento iconografico realizzato incorporando un codice embed Pinterest. Abbiamo poi una gallery Flickr e un elemento che ci consente di vendere biglietti o iscriverci gratuitamente ad un evento realizzato incorporando un codice embed di Eventbrite. Ultimo elemento della pagina è il box sharing.
Questo elemento ci consente di fare incontrare domanda e offerta, generando economie di scambio tra i partner. Per capire come costruire in maniera efficace la propria pagina, potrebbe essere utile rispondere a un brevissimo questionario che consente di individuare le risorse più utili per raccontare la propria attività. Se si tratta, ad esempio, di un'associazione con più di 3 anni di curriculum e quindi con più di 3 progetti, può essere sicuramente utile realizzare una timeline con DPT che consenta di dare la giusta visibilità a ogni singolo progetto. Come raccontiamo la nostra attività? Se lo facciamo essenzialmente tramite le foto, potremo utilizzare quindi il carousel, le gallerie fotografiche, Flickr, Pinterest o Instagram. Se invece sono i video a raccontarci maggiormente, potremmo incorporare i nostri canali YouTube, Vimeo o consentire una diretta streaming dei nostri eventi direttamente dalla pagina Andasa. Se sono i testi a rappresentarci, sarà possibile inserire pubblicazioni tramite Issue o Flickr. Se invece sono le playlist a caratterizzare maggiormente il nostro lavoro, quindi l'elemento audio, potremo utilizzare SoundCloud o Spotify. Se i social network sono molto importanti per la nostra attività, avremo la possibilità di incorporare Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Pinterest, Foursquare o Tumblr nella nostra pagina. Se abbiamo necessità di vendere biglietti o raccogliere iscrizioni, potremo utilizzare Eventbrite. Se abbiamo invece necessità di vendere manufatti o merchandising, potremo incorporare le nostre gallerie realizzate su Easy o Shopify. Se abbiamo necessità di creare campagne di crowdfunding o ricevere donazioni dirette per progetti specifici, sarà possibile inserire widget PayPal, Indiegogo o Epela. Se i modelli di ispirazione di riferimento del soggetto sono particolarmente importanti per spiegare chi siamo e cosa facciamo, è indicato creare una mood board Pinterest. Vediamo adesso alcuni esempi specifici. In questo caso, una giovane associazione che si occupa di arti visive. L'attenzione all'aspetto visuale e la ricchezza di immagini sarà ovviamente preponderante. Potremmo costruire delle vetrine artisti e degli eventi e delle mostre realizzate. Vediamo alcune funzionalità che invece possono aiutarci nel sostegno economico alla nostra attività, ad esempio un piccolo e-commerce in cui si possono vendere le fotografie o le litografie degli artisti. Un canale video degli eventi, oppure un box Eventbrite che ci consente di iscriverci al workshop o alle residenze artistiche. I cataloghi delle mostre potranno essere messi in evidenza tramite un embed di Issue. Vediamo adesso il caso di un'associazione con alle spalle un'attività pluriennale dedicata allo spettacolo e alla musica dal vivo. L'attenzione ricadrà immediatamente sulla timeline, quindi sulla cronologia dei numerosi progetti realizzati e sulla storia del festival o del progetto. Abbiamo poi una gallery fotografica e alcune funzionalità specifiche, come ad esempio un canale video, una playlist dei musicisti ospiti, un box Eventbrite che consente di vendere i biglietti dei concerti, uno streaming degli eventi. In questo caso la mood board potrebbe essere utile per trasmettere al pubblico le ispirazioni, le collaborazioni e anche le contaminazioni musicali che caratterizzano il festival. Vediamo ora il caso di un'associazione con CV pluriennale che si occupa di scrittura e letteratura. Visibilità immediata verrà data alla storia del festival e alla cronologia delle edizioni passate. Abbiamo poi alcune funzionalità specifiche, come la possibilità di inserire ad esempio degli ebook degli scrittori ospiti del festival tramite Issue, creare una libreria virtuale o ad esempio dare la possibilità di iscriversi a conferenze a numero chiuso o a laboratori di scrittura. In questo caso in basso potete vedere un widget PayPal che consente una donazione diretta. Vediamo adesso la pagina di un ente pubblico. Avremo anche qui uno slider fotografico. I link di rimando ai social e un elemento calendario che può ad esempio consentire al comune di inserire gli appuntamenti culturali, i festival o le scadenze dei bandi di finanziamento delle attività culturali. Ci sarà la possibilità di inserire cataloghi di eventi culturali, di mostre o la guida alla città. E mettere poi in evidenza alcuni servizi specifici come i centri d'arte comunali, i teatri e la scuola civica di musica.
Vediamo ora la pagina di una piccola media impresa culturale che offre ad esempio un servizio di affittacamere e foresteria per gli artisti. Anche qui l'elemento fotografico è molto importante e ci consentirà di mettere quindi in evidenza le stanze della foresteria in affitto, la collezione d'opere d'arte e ad esempio gli artisti che sono stati ospiti della struttura e che hanno partecipato a progetti o donato opere che si possono vedere quindi nella struttura. Sarà possibile inserire un servizio di booking e una brochure con listino prezzi. Grazie per l'attenzione.